A 4 minuti dal termine la Juventus ha evitato la sconfitta. Troppe assenze nella Juve, la più pesante senz'altro quella di Nedved, per una squadra che ha sofferto l'aggressività del Lecce e i difensori, la velocità di Chevanton. Ma vediamo subito le immagini, circa 750.000 euro, record incasso, 30.000 gli spettatori. Miccoli ritrova nella sua terra il direttore sportivo del Lecce Corvino, l'uomo che lo lanciò nel Casarano in Serie C. Punizione di Miccoli, colpo di testa di Di Vaio che va oltre la traversa, il Lecce risponde con Chevanton ma in fuorigioco su segnalazione dell'assistente Ambrosino. Ancora il Lecce in avanti, ottima la combinazione in velocità da Tonetto Piangiarelli a Chevanton che angola troppo la conclusione e termina sul fondo il suo tiro. Ancora l'uruguaiano va al cross teso di esterno destro, Conan sbuca dietro i difensori della Juventus e porta in vantaggio il Lecce, 1-0, seconda rete in campionato per il giovane attaccante ivoriano. Risponde Miccoli su punizione sul primo palo, la palla termina sull'esterno della rete. Ancora Chevanton irresistibile, a un passo senz'altro più veloce di quello dei difensori juventini, esce le grottaglie per infortunio, entra Zalageta, Di Vaio va al tiro, Poleksic si rifugia in calcio d'angolo, in difesa retrocede Birindelli, il cross di Zambrotta, il colpo di testa di Di Vaio, si coordina male Miccoli, palla fuori. Ancora la Juventus sul finire del tempo si fa pericolosa, da Di Vaio a Miccoli che si inserisce molto bene, il diagonale, Poleksic con il piede, Del Piero non calcia subito a rete, tergiversa e Poleksic riesce a respingere. Con le immagini montate da Franco Tortorelli passiamo alla ripresa con la Juve in avanti con una conclusione di Zalageta respinta con i pugni da Poleksic, bravo questo giovane portiere montenegrino. La Lecce in avanti con Chevanton, velocissimo, messo giù da Giuliano, prosegue Ledesma ma l'arbitro ferma il gioco, non si sa per quale motivo. E rivediamo il fallo di Giuliano su Chevanton, l'arbitro Pellegrino estrae il cartellino rosso per il difensore della Juventus che rimane in 10 uomini. Esce Miccoli, entra Trezeguet. Il Lecce ancora che approfitta di un'altra disattenzione della difesa juventina con Tonetto che però non riesce a calciare, serve Chevanton che non arriva a correggere in rete, esce Conan, entra Giacomazzi, Zambrotta in avanti in direzione di Di Vaio, palla al limite dell'area per Maresca, tiro sporco, sfugge alla presa di Poleksic che riesce a rimediare in extremis, la palla non supera la linea di porta come vediamo nelle immagini. Esce Del Piero, un po' irritato forse per la sostituzione, il gol di Trezeguet ispirato da Appia. Trezeguet, come vedremo adesso, non è in fuorigioco sul lancio di Appia, dunque gol regolare. Poi c'è Camoranesi che aveva sostituito Del Piero, il tiro è deviato da Stovini sul palo, e ancora Trezeguet, ma Poleksic è piazzato bene e neutralizza la partita e ferma così sull'1-1. E adesso ascoltiamo cosa ha detto Birindelli al microfono di Saverio Montingelli. Birindelli, avete sofferto parecchio in questa gara, poi siete riusciti sul finire a pareggiare. Sì, abbiamo sofferto specialmente il primo tempo, abbiamo sofferto la velocità di Chevanton e dei due esterni loro, sono stati molto bravi, noi dopo il gol abbiamo subito il contraccolpo, poi l'ultimo quarto d'ora del primo tempo ci siamo messi meglio in campo, siamo riusciti anche a fare delle buone cose, sicuramente non una bellissima partita da parte nostra, però siamo sicuri che questo risultato sarà molto importante. È sempre antipatico parlare delle assenze, non c'è stato Nedved, un'assenza che comunque in qualche modo ha pesato. Ma noi con le assenze abbiamo fatto a meno tante volte, abbiamo fatto anche bene senza grossi campioni, sicuramente va dato merito a Lecce che oggi ha disputato una grande partita. Da Lecce abbiamo concluso, linea Paola Ferrari.